Mondo senza pace, allarme del Times. Putin prepara un test nucleare al confine con l'Ucraina. Zelensky firma un decreto che vieta di negoziare con Mosca. Un missile lanciato dalla Corea del Nord sorvola il Giappone. Borse europee in rally sulla possibilità che le banche centrali allentino la stretta monetaria. Piazza Affari sugli scudi guadagna circa 2,5 punti. Gas ai minimi da luglio. Forti segnali dal mondo armatoriale internazionale per i processi di recessione imminenti. Dopo il boom dell'import-export del 2021 si registrano cali della domanda e delle attività. Lavori in corso per la formazione del nuovo governo. Giorgia Meloni incontra oggi Lupi. Si riunisce il Consiglio federale della Lega. I ministri tecnici, nodo da sciogliere. Cluster Alis è sempre più sostenibile. UPAC potenzia il servizio ferroviario intermodale Novara-Pomezia. Codognotto sperimenta un innovativo camion elettrico. Crisi energetica e sviluppo sostenibile su Alice Channel Talk. In rete questa sera sui nostri canali web il confronto tra imprese e università, moderato da Antonio Errigo. Buonasera. Un mondo senza pace. Resta altissima l'allerta nucleare, mentre in Ucraina i russi arretrano e faticano a difendere i territori conquistati. A est le forze di Kiev avanzano ininterrottamente dai primi di settembre e nelle ultime ore si è riacceso anche il fronte meridionale nella regione di Kherson. Ma aumentano le fibrillazioni a livello diplomatico? Oggi, se da una parte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto con il quale vieta i negoziati con Vladimir Putin, dall'altra il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che è impossibile raggiungere la pace in Ucraina senza soddisfare le richieste della Russia. E sul rischio di una guerra nucleare arriva l'allarme del Times, secondo cui Putin sarebbe pronto a dimostrare la sua volontà di usare armi di distruzione di massa con un test atomico ai confini dell'Ucraina. Solo ieri, comunque, il presidente russo aveva smorzato i toni sull'ipotesi di un conflitto atomico. L'uso delle armi nucleari da parte della Russia è possibile solo in accordo con la sua dottrina sulla deterrenza. Il Cremlino getta acqua sul fuoco degli allarmi su un possibile conflitto atomico e risponde a Ramzan Kadyrov, che ha invocato il ricorso ai mezzi di distruzione di massa. Quella del leader ceceno, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, è solo una reazione emotiva. Una risposta da cui sembra trapelare anche il fastidio per le esternazioni sempre più dure ed esplicite dello stesso Kadyrov contro i vertici militari di Mosca. Per Peskov, insomma, Kadyrov farebbe meglio a riflettere prima di parlare. Anche se ciò non significa che Mosca rinunci ai moniti già più volte lanciati sulla possibilità di fare ricorso a tutti i mezzi per difendere il proprio territorio, comprese dunque le parti sotto il controllo russo delle province di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia annesse alla federazione. Secondo il ministro della difesa britannico Ben Wallace, è altamente improbabile che Putin ricorra alle armi nucleari, anche perché la Cina e l'India hanno già messo in chiaro con lui che ciò sarebbe inaccettabile. Ma Mosca non rinuncia a flettere i muscoli e la flotta del Mar Baltico ha annunciato di aver avviato esercitazioni tattiche con l'impiego di missili capaci anche di trasportare testate atomiche. Ma a bruciare per Mosca continua ad essere la perdita di Lyman, città strategica per i collegamenti e i rifornimenti delle truppe tra il Donbass, il nord e il sud dell'Ucraina. Ad allarmare oggi la comunità internazionale anche le crescenti tensioni nell'estremo oriente con l'escalation militare innescata dal presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta in 5 anni un missile balistico lanciato dalla Corea del Nord ha sorvolato il Giappone. Il governo nipponico ha subito diramato un allarme aereo esortando inoltre i residenti delle regioni settentrionali a cercare rifugio all'interno degli edifici. Dura la reazione delle diplomazie occidentali che ora temono test nucleari. Il presidente del Consiglio UE, Charles Michel, ha definito l'accaduto un'aggressione ingiustificabile, mentre gli Stati Uniti hanno parlato di una grave minaccia per pace e stabilità. Dall'altra parte, la Corea del Nord ha accusato la Casa Bianca di abusare del Consiglio di sicurezza dell'ONU e ha espresso sostegno all'annessione russa delle 4 regioni ucraine.
Ma torniamo in Europa, dove le borse europee hanno dato seguito al rimbalzo di inizio settimana con rialzi attorno al 3%. I mercati, con il rallentamento dell'economia, scommettono su un allentamento della stretta monetaria da parte delle banche centrali e beneficiano anche della marcia indietro del governo britannico sul piano di tagli delle tasse ai più ricchi. In rally anche Piazza Affari, che ha guadagnato circa 2,5 punti. A spingere in positivo i mercati europei, che auspicano rialzi dei tassi meno aggressivi, è il rallentamento dell'economia e il raffreddamento delle attività in diversi settori, alcuni come il manifatturiero italiano già in fase di contrazione. Ma le prime avvisaglie di una recessione globale arrivano anche dal trasporto navale, settore che ha avuto spesso un ruolo premonitore. E appare repentino il rovesciamento dello scenario che solo un anno fa vedeva la marina mercantile alimentare il caro vita a causa dei frequenti ingorghi che si verificavano nei principali porti di tutto il mondo. Con il boom dell'import-export del 2021, gli armatori dei servizi container transoceanici avevano infatti cercato di inseguire la domanda aumentando la propria capacità di trasporto. Ma la situazione attuale appare ben diversa, con le principali compagnie armatoriali costrette ora a rivedere i propri piani per l'autunno-inverno e cancellare viaggi anche sulle rotte più importanti e trafficate del mondo. I primari players del comparto lamentano già da settimane la mancanza di clienti che vogliono trasportare merce, segnali che sembrano dunque presagire una nuova fase recessiva, con il trasporto navale che ancora una volta assume il ruolo di spia d'allarme per un nuovo ciclo economico che sarà segnato dal calo della domanda e dei prezzi. Cambiamo argomento e veniamo alle misure adottate dall'UE per contrastare gli effetti della crisi energetica in atto. Gli Stati membri si dividono sulla proposta dei commissari UE per l'economia e il mercato interno Paolo Gentiloni e Thierry Breton, che suggeriscono l'utilizzo di un meccanismo ispirato a SURE per uscire dalla crisi e aiutare famiglie e imprese. Se vogliamo evitare la frammentazione, ha dichiarato Gentiloni, ci serve un alto livello di solidarietà e dobbiamo mettere in campo qualche altro strumento comune. Ma nell'Unione Europea si fatica anche a raggiungere un'intesa sul price cap, mentre cala ancora il prezzo del gas ad Amsterdam, con le quotazioni scese attorno ai 160 euro a megawattora. Il piano d'azione della Commissione europea sui prezzi dell'energia ancora non c'è. La proposta slitta infatti ad un momento successivo al vertice informale dei leader del vecchio continente che si terrà venerdì a Praga. Il motivo è semplice, non ci può essere consenso in questo momento su alcuna proposta della Commissione. Il fronte che spinge per il price cap al gas resta nelle sue posizioni e sta alzando il pressing sulla Germania, che dal canto suo difende il pacchetto da 200 miliardi annunciato venerdì per calmierare i prezzi dell'energia. Il vertice di Praga può rappresentare uno snodo cruciale, il rischio del tutti contro tutti è quanto mai concreto. Palazzo Berlaymont, prima di muoversi, vuole ascoltare le proposte che arriveranno dagli Stati membri, seguendo uno schema inverso a quello che di prassi vige a Bruxelles. La Commissione propone, gli Stati membri emendano. Il problema è che non bastano degli emendamenti per accontentare tutti. Per Bruxelles il price cap al gas importato dall'Unione Europea è una misura troppo rischiosa. Per oltre la metà delle capitali europee, Roma in testa, è una misura necessaria. L'impasse è dietro l'angolo. La prima bozza della dichiarazione finale del vertice di Praga torna ad invitare la Commissione a proporre soluzioni praticabili per ridurre i prezzi attraverso un price cap al gas. È più o meno lo stesso invito che veniva messo nero su bianco al termine del Consiglio europeo di giugno. Troppo poco, forse, tanto che la bozza potrebbe cambiare o, come estrema ratio, non si esclude che il Consiglio informale di Praga termini senza alcuna dichiarazione finale. Lavori in corso all'interno della coalizione di centrodestra per la formazione della nuova squadra di governo. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi Maurizio Lupi di Noi Moderati, mentre si è riunito nel pomeriggio il Consiglio federale della Lega.
Intanto resta ancora da sciogliere il nodo dei ministri tecnici, ma la vera emergenza per Giorgia Meloni è la crisi energetica. È una questione europea e come tale deve essere affrontata, ha scritto oggi la leader di Fratelli d'Italia su Facebook. Sosterremo ogni azione volta a contrastare fenomeni speculativi e ingiustificati aumenti del costo dell'energia e appoggeremo ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese. Prudenza, oltre al silenzio suo e dei suoi più stretti collaboratori. Giorgia Meloni invita tutti a non lasciare correre troppo la fantasia nel gioco del toto ministri, ma la vera emergenza per il primo ministro in pectore è la crisi energetica, per cui in serata, dopo una giornata di incontri tecnici, sottolinea che il suo dovere è di non perdere tempo. Vediamo di capire quando sono le consultazioni, bisogna cercare di fare presto, ci sono troppe scadenze importanti, dice ai cronisti, lasciando Montecitorio. Ma non solo. La leader di Fratelli d'Italia conferma che il suo obiettivo è di mantenere l'unità della coalizione di centrodestra nonostante le inevitabili tensioni che si stanno manifestando per la scelta della squadra di governo. Spiega infatti che ragionevolmente la coalizione si presenterà insieme di fronte al presidente Mattarella nel giorno delle consultazioni. E c'è tempo anche per cercare di spiegare i suoi rapporti con il premier Mario Draghi, oggetto di più e più interpretazioni della stampa. Leggo tante cose, la Meloni è diventata draghiana, io penso che persone normali che cercano di organizzare una transizione ordinata nel rispetto delle istituzioni facciano una cosa normale, non è che si fa un inciucio, aggiunge rispondendo alle domande dei giornalisti. Infatti poco prima fonti del partito avevano voluto precisare che al Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre molto probabilmente sarà ancora Mario Draghi, con cui i contatti sono continui, a rappresentare l'Italia e che quindi, avevano sottolineato da Via della Scrofa, non c'è nessuna intenzione di creare fratture tra vecchio e nuovo governo. Il tema politico è stato tra i principali argomenti sviluppati all'interno del numero di ottobre di Alice Magazine, che ha visto la propria copertina dedicata proprio alla coalizione di centrodestra. Nella rivista, in distribuzione in tutte le edicole, un'approfondita analisi e numerosi commenti sui risultati delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, con un focus sulle priorità e sulle istanze del comparto del trasporto e della logistica per il nuovo governo. Apriamo una pagina dedicata ad alcune aziende del cluster di Alice. Ancora una novità in casa UPAC. La società ferroviaria svizzera potenzierà il servizio ferroviario intermodale tra l'interporto CIM di Novara e il terminal Mercitalia di Pomezia. A partire da venerdì 7 ottobre la frequenza passerà infatti da 2 a 3 treni la settimana. Intanto il gruppo Codognotto, leader nel campo della logistica integrata, grazie alla collaborazione con la società britannica Teva Motors, sta testando un innovativo veicolo industriale elettrico a celle a combustibile alimentate con idrogeno. La sperimentazione operativa consentirà di valutare le prestazioni tecniche ed economiche dei mezzi e permetterà all'impresa veneta di personalizzare i veicoli destinati alla propria azienda. Rimaniamo nel mondo dell'autotrasporto per parlare delle ultime novità in tema di digitalizzazione, con una particolare attenzione alle ricadute positive della transizione in termini di controllo e sicurezza, ma anche di efficientamento dei costi di servizio. È in collegamento con noi Alessio Sitran, manager di VDO Continental. Dottor Sitran, buonasera. Smart intelligence e nuovi sistemi di connettività, quali benefici apporteranno al settore? Beh, effettivamente il tema della digitalizzazione, che poi si associa a tutto il tema della connettività, è estremamente attuale. Sempre più stiamo assistendo fondamentalmente a un passaggio da quello che era l'Internet of Things a un Internet of Value, quindi a soluzioni, prodotti che non solamente sono ovviamente digitali, lo stesso prodotto non è più solamente fisico, ma deve essere esso stesso un facilitatore del digitale. Quindi soluzioni che devono entrare in quella che è la catena di valore
dell'utente finale, e che è un po' quello che noi come VDO, che è il brand del gruppo Continental, che è il brand di riferimento per quanto riguarda il settore del tachigrafo e delle soluzioni di gestione flotta nel mondo dell'autotrasporto, punta a fare. Cioè proprio la digitalizzazione apre ovviamente nuove opportunità, ma soprattutto apre opportunità con soluzioni innovative quali le nostre di ottimizzare quello che è l'efficientamento dei costi di esercizio delle aziende di trasporto, quindi fornire delle soluzioni che siano in grado e in maniera qualitativamente intelligente, e qui ovviamente un ruolo centrale lo ha il flusso informativo che viene dal veicolo. Oggi il veicolo esso stesso è una piattaforma, quindi abbiamo necessità di un ecosistema, e questo ecosistema che ruota attorno al mondo del tachigrafo è ciò che consente per l'appunto oggi alle aziende di gestire in maniera efficiente il proprio parco circolante, quindi anche in un'ottica di sicurezza stradale, in un'ottica naturalmente anche di ottimizzazione dei costi di esercizio, di ottimizzazione dei consumi anche energetici, ma anche ovviamente di gestire in maniera, come dire, innovativa il tema competenze, perché ovviamente la digitalizzazione non riguarda solamente i servizi, ma riguarda anche le competenze. Ecco, è necessario investire nella formazione guardando alle competenze del futuro, è così? Le competenze cambieranno. A me piace sempre ricordare che il nostro autista sarà sempre un fondamentale asset delle aziende di trasporto, ma cambieranno le sue competenze, cambieranno i suoi skills. Forse ci troveremo ad avere più un logistics manager a bordo di un veicolo che magari potenzialmente viaggerà con una guida autonoma piuttosto che un autista convenzionale come oggi. Qui il tema non è ovviamente solamente trovare misure per poter, come dire, mitigare quello che ormai tutti lo sappiamo, è il problema della penuria di autisti, che per l'Italia è stimato in circa 17.000 posizioni non coperte, ma il tema vero è proprio andare a disegnare e a ridefinire le competenze nel medio e nel lungo periodo. Quindi ci vuole ovviamente uno sforzo di sistema, dove un ruolo fondamentale ce l'ha all'interno di tutta la supply chain anche un fornitore di prodotti e di servizi come VDO. Infatti noi siamo fortemente impegnati su questo tema anche in collaborazione con Alice attraverso la nostra Academy, attraverso poi le sinergie che sul tema formazione possono e devono essere fatte. Grazie ancora, dottor Sitran, per il suo contributo. Slitta al 13 ottobre l'omologa del concordato preventivo di Mobi e Cin da parte del Tribunale di Milano. L'autorità giudiziaria ha deciso di rinviare la decisione, attesa lo scorso 29 settembre, dopo il ricorso presentato da Grimaldi Euromed contro Mobi e Cin per l'accertamento di 147,2 milioni di danni patrimoniali e non determinati da una condotta indebita di entrambe le compagnie. Finnlines, compagnia finlandese del gruppo Grimaldi, potenzia il trasporto dei passeggeri con l'arrivo di due nuove navi impiegate tra la Finlandia e la Svezia. Si tratta di due unità Ro-Pax classe Superstar Finsirius, varata a inizio settembre, entrerà in servizio nell'autunno 2023 e Fincan Opus, il cui varo è previsto per gennaio prossimo. Entrambe avranno una capacità di carico di 5.200 metri lineari e potranno trasportare 1.100 passeggeri, circa il doppio delle navi Ro-Pax esistenti sulla rotta. Crisi energetica e sviluppo sostenibile al centro della nuova puntata di Alice Channel Talk, il programma che sarà in rete questa sera dalle ore 21 su tutti i nostri canali web, vedrà a confronto il mondo delle imprese e delle università proprio sui temi inerenti all'attuale scenario geopolitico, nonché alla complessità delle sfide da affrontare in questo particolare momento storico. Ospiti negli studi di Via Rasella, moderati da Antonio Errigo, Marco Cherubini, Business Development Manager di Cribis D&B, gruppo CRIF, Sebastiano Rustaggia, Head of Pre-Sales Opportunities and Alliance di Revobyte, e Gianluca Bertolotti, docente di diritto commerciale e industriale all'Università Roma III. Vediamone un breve stralcio. La logistica è il volano di crescita di un paese.
E partendo da questa considerazione è necessario che in agenda politica si cominci a considerare di far recuperare forza a questo settore. È chiaro che la crisi energetica colpisce tutti, ma colpisce in modo asimmetrico. Si potrebbe pensare a un sistema di incentivi o anche di sterilizzare quelle poste di bilancio che indicano i costi di energia e i costi di carburante, nel senso di non considerarli sul piano, diciamo così, delle perdite. Il tema non è cambiare solo le aziende per andare verso una transizione ecologica, il tema è anche cambiare il modus di operare delle aziende rispetto ai propri dipendenti, rispetto alla socialità, cioè all'impatto con le comunità locali, cosa fa l'azienda per salute e sicurezza. Quindi il tema sostenibilità è un tema un po' più ampio della sola transizione ecologica, è quello che è far diventare l'industria, fargli fare il salto a un nuovo livello, a un livello futuro. Al via la quarta edizione della campagna di controlli mirati track and bus organizzata dal network delle polizie stradali europee aderenti a Roadpol. Da lunedì 10 ottobre fino al 16 riprenderanno le operazioni rivolte ai veicoli per il trasporto merci e agli autobus sia di immatricolazione nazionale sia straniera. L'interporto di Padova apre un nuovo terminal per i traffici con l'Europa. Il nuovo piazzale da 40.000 metri quadrati e ben 200 stalli per la sosta costituisce l'avamposto strategico per nuovi e importanti collegamenti internazionali in risposta a una domanda in costante crescita. Al momento sono già attive due relazioni di treni intermodali completi di semirimorchi in Olanda e Germania, ma con la nuova struttura il numero dei collegamenti è destinato a crescere ulteriormente. L'interporto padovano sta attraversando una fase di grande sviluppo, ha dichiarato il presidente Franco Pasqualetti. Il prossimo passo sarà la totale automazione delle attività di carico e scarico merci per una maggiore efficacia ed efficienza. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'attenzione, appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News.